Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Sono risorto e sono sempre con te. Tu hai posto su di me la tua mano. È stupenda per me la tua saggezza. Alleluia. E questo è l'annuncio della Pasqua. Il Signore è veramente risorto. Cristo sanesti, alleluia. Gesù è risorto, è con noi. Sono sempre con te, dice il Signore. E questa certezza che ci fa vivere la Pasqua, nonostante le situazioni che stiamo vivendo. Vogliamo prepararci allora a celebrare questa Eucaristia, che è il rinnovarsi della Pasqua del Signore. Non facciamo in memoria di un passato solo, ma riviviamo il passato che diventa presente. Gesù si offre ancora per noi, al Padre, per noi uomini e per la nostra salvezza. Rivive in mezzo a noi, in questa Eucaristia. Prepariamoci allora, riconoscendoci bisognosi della misericordia del Signore, e chiediamo perdono a Dio dei nostri peccati. Signore, nostra pace, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, nostra Pasqua, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, nostra vita, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Eleviamo insieme l'inno di lode e di gloria al Signore. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. Preghiamo. O Padre, che in questo giorno, per mezzo del tuo unico Figlio, hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, concedi a noi, che celebriamo la Pasqua di risurrezione, di essere rinnovati nel tuo spirito, per rinascere nella luce del Signore risorto. Egli vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amen.
Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro prese la parola e disse: «Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse, non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi, che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno questa testimonianza. Chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. La destra del Signore si è innalzata. La destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alla vittima pasquale si innalzi oggi il sacrificio di lode. L'agnello ha redento il suo gregge, l'innocente ha riconciliato noi peccatori col Padre. Morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il Signore della vita era morto, ma ora vivo, trionfa. Raccontaci, Maria, che hai visto sulla via? La tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto e gli angeli, i suoi testimoni, il sudario e le sue vesti. Cristo, mia speranza, è risorto, precede i suoi in Galilea. Sì, ne siamo certi. Cristo è davvero risorto. Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi. Alleluia, 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 alleluia.
Alleluia. Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Facciamo festa nel Signore. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia nel tuo cuore e sull'opera perché tu possa annunciare degnamente la sua parola. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Buona Pasqua. È l'augurio che abbiamo accolto ieri, stamattina, da tante persone, a tutti coloro che hanno sentito desiderio di augurare una buona Pasqua agli amici, conoscenti. Però dobbiamo cercare di comprendere il significato di questo augurio, perché altrimenti sarebbe perdere un po' il suo significato autentico. L'annuncio pasquale qual è? Buona Pasqua cosa vuol dire? Vuol dire ricordare, rivivere l'annuncio di questa notte santa. Gesù è risorto. Quel canto della Exultet, no? Che ho cercato di esprimere nel modo migliore. Penso che sia una cosa troppo bella, un annuncio gioioso che riempie veramente il cuore di tanta speranza. O notte beata, o notte santa, ripetuta più volte, nella quale Cristo Gesù è ritornato in mezzo a noi. La Chiesa trasmette attraverso i secoli a tutto il mondo questo annuncio. Allora domandiamoci che cosa significa per noi cristiani celebrare la Pasqua. Ieri sera, durante la veglia pasquale, abbiamo rinnovato le promesse battesimali, lo faremo anche oggi. Faremo anche oggi perché rinnovare le promesse battesimali significa prendere coscienza di quello che siamo quando siamo rinati a vita nuova nel battesimo. Le promesse battesimali ci impegnano a vincere il male che c'è in noi e che si attorna a noi, ma a credere in Gesù. Abbiamo ripetuto tre volte: credo, rinuncio, credo. Ecco, però credere in Gesù cosa vuol dire? Vuol dire, ecco, impegnarsi a scegliere Lui, mettersi dalla sua parte, sintonizzarci con Lui,
vivere in Lui, per Lui e con Lui. Significa scegliere la vita dal momento che Gesù è risorto e ha vinto la morte con la sua vita. Far sì che nel mondo di oggi si costruisca sempre più e sempre meglio la vita nuova, quella portataci da Cristo Gesù. Ed è compito di noi cristiani testimoniare che la vita può essere più bella, può essere più ricca, più gioiosa, più piena, se cerchiamo di viverla in unione al mistero di Gesù morto e risorto per noi. Ecco, proviamo a pensare anche in questi tempi, in queste circostanze così drammatiche. Ma ogni volta che il male è vinto, che la malattia è guarita, ogni volta che si compie un gesto di amicizia, di bontà, di carità, e quanti ne abbiamo visti, quanti abbiamo sentito in questi giorni, ogni volta che ci sacrifichiamo per gli altri, ogni volta che aiutiamo gli altri a vivere una gioia più piena, più vera, più autentica, più sincera, ecco, noi realizziamo la Pasqua. Testimoniamo la Pasqua, e questo richiede il coraggio di, ecco, sono tre verbi quelli che emergono dai Vangeli di ieri sera e di oggi: uscire, correre, andare. Ecco, uscire, Papa Francesco, lo sappiamo, parla sovente di una Chiesa in uscita, di una Chiesa non arroccata su se stessa, ma una Chiesa che ha il coraggio di andare incontro al mondo, di immedesimarsi nella realtà del mondo, di farsi carico dei problemi del mondo. È lo stile pasquale, è lo stile pasquale, lo stile di Gesù. Bisogna uscire, ma uscire da che cosa? La Pasqua ci ricorda e ci dice che bisogna uscire innanzitutto dal nostro peccato, che avvelena il cuore, che avvelena la vita. Bisogna uscire dalle, ecco, diciamo, dalle ricchezze che tendiamo a godere egoisticamente. Proviamo a pensarci. Tante volte le preoccupazioni per il tempo presente, per il futuro, ci portano a chiuderci in noi stessi. Bisogna uscire dal nostro comodo, dalla nostra tranquillità, che ci fa sovente ignorare i drammi del nostro prossimo. Uscire dal nostro egoismo e cercare di fare della nostra vita un servizio di amore. Anche qui, in questo tempo, quante persone abbiamo visto uscire e andare a soccorrere chi è nel bisogno, gli ammalati, portare a vivere chi è solo in casa. Pensiamo a tutti coloro che sono impegnati negli ospedali, che vivono la loro giornata dall'alba al tramonto negli ospedali a servizio degli ammalati, rischiando anche la propria vita, non dimentichiamolo. Ci sono stati, ci sono e ci saranno sempre dei cirenei pronti a soccorrere le ferite del nostro tempo, i drammi del nostro tempo. E questo è il segno della Pasqua, è il segno della Pasqua. Ma dovrebbe essere così per tutti noi che ci diciamo cristiani. Bisogna uscire e prendere coraggiosamente la strada che Gesù ci ha indicato. Seminare riconciliazione, seminare pace, seminare bontà, seminare gioia, dicendo non tanto con le parole, perché le parole si dicono e poi vengono facilmente dimenticate, no? Verba volant, ma col comportamento, che sono gli esempi che trascinano. Dire che crediamo fermamente al risorto e che Gesù
È Lui che in mezzo a noi e in noi si rende veramente felici. La felicità frutto della presenza del Signore Gesù nella nostra vita. È un'esperienza che possiamo fare, che dovremmo fare se siamo veramente credenti. Al termine della messa ascolteremo l'invito ad andare e a portare la gioia del Signore risorto con l'Alleluia Pasquale. Ecco, sia questo il modo di celebrare la Pasqua per tutti noi. E allora, buona Pasqua. Fratelli e sorelle, per mezzo del battesimo siamo divenuti partecipi del mistero pasquale del Cristo. Siamo stati sepolti insieme con Lui nella morte per risorgere con Lui a vita nuova. Ora, al termine del cammino penitenziale della Quaresima, vogliamo rinnovare le promesse del nostro battesimo, con le quali un giorno abbiamo rinunciato a Satana e alle sue opere, e ci siamo impegnati a servire fedelmente Dio nella Santa Chiesa Cattolica. Pertanto, rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio. Rinuncio. Rinunciate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato. Rinuncio. Rinunciate a Satana, origine e causa di ogni peccato. Rinuncio. Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credo. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credo. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Credo. Dio Onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ha liberati dal peccato e ci ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia, in Cristo Gesù, nostro Signore, per la vita eterna. Amen. Ed ora uniamoci insieme nella preghiera che vogliamo rivolgere a Dio. Vogliamo farci carico dei desideri, delle aspirazioni degli uomini di tutto il mondo, in modo particolare di tutti coloro che soffrono nel corpo e nello spirito. Preghiamo tutti insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. O Signore Gesù, Tu sei la nostra gioia. Fa che la gioia per la Tua resurrezione infiammi i nostri cuori e ci spinga a vivere con fedeltà il Tuo Vangelo ogni giorno, ogni ora, ogni minuto. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Signore Gesù, Tu sei la nostra speranza. Soccorri tutti coloro che sono nell'incertezza, nel dubbio, nella paura, e dona loro la Tua speranza, speranza che sostiene, rinvigorisce e non delude mai. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Signore Gesù, Tu sei la nostra forza. Aiutaci quando siamo nella sofferenza, nel dolore, nella malattia.
donaci l'aiuto, la vicinanza e la consolazione del tuo Santo Spirito. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Signore Gesù, tu sei l'amore. Diffondi il tuo amore fedele nelle nostre famiglie, sui luoghi di lavoro, nella società, in tutto il mondo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Signore Gesù, tu sei la nostra vita. Fa che ciascuno di noi, al termine del proprio cammino qui sulla terra, possa morire con te e risorgere con te a vita nuova. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. A te, Signore Gesù, abbiamo consegnato i nostri desideri. Donaci il tuo Spirito perché pervada la nostra vita e ci sostenga nelle prove e rinnovi il nostro cuore. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Presentiamo te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, o Signore, che sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Lavami, Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Esultanti per la gioia pasquale, ti offriamo, Signore, questo sacrificio, nel quale mirabilmente nasce e si edifica sempre la tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno nel quale Cristo nostra Pasqua si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi proclama l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti.
questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso della risurrezione del Cristo Signore nel suo vero corpo. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Marco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito perché possiamo rivolgerci a Lui con la fiducia e con l'amore di figli. Obbedienti dunque all'insegnamento di Gesù, per noi e per gli uomini di tutto il mondo, preghiamo insieme e diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza, la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Gesù risorto ha salutato i suoi: pace a voi. Sia questo il dono che vogliamo invocare dal Signore per tutti noi, per tutti coloro che soffrono,
per tutti coloro che sono nella solitudine, per tutti coloro che vivono nella guerra, nella violenza, che il Signore sia veramente la nostra pace. Il corpo e il sangue di Cristo, unito in questo calice, siano per noi cibo di vita eterna. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. La comunione col tuo corpo e il tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa dell'anima e del corpo. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il momento della comunione è un momento coinvolgente. Dopo aver ascoltato la parola di Dio, comunicando al corpo del Signore, ci impegniamo a vivere la parola ascoltata, a metterla in pratica. Uniamoci spiritualmente al celebrante con la comunione spirituale. Signore Gesù, io credo che tu sei realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi separi mai da te. Preghiamo. Proteggi sempre la tua Chiesa, Dio onnipotente, con l'inesauribile forza del tuo amore, perché rinnovata dai sacramenti pasquali, giunga alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Ricordo che domani, secondo giorno di Pasqua, la messa sarà sempre alle ore 10, ma non verrà trasmessa in streaming,
ma solo via radio per chi ha ricevitori. Dall'Australia Padre Giancarlo ha mandato il suo saluto e il suo augurio e naturalmente ha detto che si ricorda nella sua preghiera e si affida anche alle nostre preghiere. Invochiamo la benedizione del Signore su tutti noi, che si accompagni nel cammino pasquale che abbiamo iniziato con questa Pasqua. Sia veramente un cammino di uomini nuovi. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio, che nella risurrezione del Cristo ha operato la nostra salvezza e si è fatti suoi figli, vi dia la gioia della sua benedizione. Amen. Il Redentore, che si è dato il dono della vera libertà, vi renda partecipi dell'eredità eterna. Amen. E voi che per mezzo del battesimo siete risorti in Cristo, possiate crescere in santità di vita per incontrarlo un giorno nella patria del cielo. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su tutti voi e con voi rimanga sempre. Amen. Andate e portate a tutti la gioia del Signore risorto e andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. Thank you.